Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz, ben ritrovati alla consueta rubrica Caffè Mercati. Sono tornato dalle vacanze, quindi andiamo subito operativi sui mercati. Sono stato assente per un bel po', ma insomma da oggi si torna a tradare. Anche se siamo comunque a metà agosto, le occasioni non mancano mai. Vi invito questa sera al webinar del lunedì delle ore 18, webinar interessantissimo. Si parlerà soprattutto della crisi di governo in Italia. Andiamo però ora ad aggiornare qualche strumento. Prima voglio anche ricordarvi che la sessione di trading con Ichimoku è domani, martedì 13 agosto, quindi solitamente è il giovedì, invece questa volta è martedì 13 agosto alle ore 16, quindi vi aspetto domani. E sempre domani, poi il 20 agosto c'è l'ultima lezione del corso completo Ichimoku Price Action. Andiamo subito ad aggiornare un po' di strumenti, partendo da che cosa è euro-dollaro. Allora, cosa è successo su euro-dollaro negli ultimi giorni? Io come sempre poi vado a prendere il grafico e cerco di capire che trend c'è al momento. Qual è il trend del momento? A mio avviso il trend è ribassista, quindi vado a cercare dei livelli per posizionarmi short. Molto interessante quindi l'impulso e il ritracciamento che sembra essersi concluso con la candela del 5 qui, una doji con ombre molto ampie e corpo molto piccolo. Io devo dire che ad ogni ritracciamento verso l'alto andrò a vendere euro-dollaro, quindi la mia view è short euro-dollaro da 1,12 con stop alla chiusura dei prezzi di sopra del massimo qui in area 1,12,50. Quindi questa è la mia view su euro-dollaro. Poi sul gruppo, all'interno del gruppo Traders Club, oggi inizierò ad aggiornare un po' tutte le posizioni e indicare quali sono i trade più interessanti al momento. Parliamo di gold, perché io prima di andare via, vi ricordate, avevo segnalato un long da 1400, per chi l'ha preso devo dire che insomma bravi tutti. Io sono andato in vacanza, quando vado in vacanza spengo tutto, quindi questa non l'ho presa personalmente, però l'avevo detto chiaro e tondo: long da 1400, target 1500. Adesso non mi ricordo se avevo dato anche il target, ma comunque se siamo arrivati qui direi che si può anche portare a casa tutto e attendere nuovi ritracciamenti per posizionarsi al rialzo. La mia view era long, quindi io sono ancora posizionato al rialzo e adesso insomma valutiamo dei punti. 1440 potrebbe essere un livello interessante. Vado a concludere la rubrica, perché poi degli indici ne parleremo questa sera al webinar del lunedì. Voglio parlare di AUD/USD. Qui io sto attendendo un ritracciamento per posizionarmi short. Dove? Un ritracciamento in area 0,69. C'è stato un bel impulso qui, guardate quante candele rosse. Candela di indecisione barra inversione con questa doji incredibile, con ombre, un'ombra al ribasso molto ampia. Adesso quindi attendosi un ritracciamento per i più aggressivi, si può provare anche un long, però insomma il trade più interessante a mio avviso è lo short da 0,69. Sono tornato, quindi ho anche un po' di idee, le condividerò qui sul sito investire.biz, ma come ho detto ci vediamo questa sera al webinar del lunedì delle ore 18. Buona giornata e buon trading a tutti.